Amiche e amici, benvenuti e benvenute ad un'altra intervista Musicopia. Chi è la ragazza, la signorina qui di fronte ai vostri schermi? È semplicemente una delle più promettenti e talentuose violiniste italiane. Siamo qui oggi con Giulia Rimonda. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai Giulia? Io so che ieri hai avuto un concerto, quindi sei stanca oppure hai avuto modo di riposarti un po'? Sì, ho avuto l'ultima produzione con la Camerata Ducale Junior qui a Vercelli, ora mi trovo al Viotti Club, che è un po' la sede del Viotti Festival da qualche mese. Sono state delle produzioni molto intense le ultime settimane, ho lavorato tantissimo, però sono molto soddisfatta e ti ringrazio tantissimo per l'invito, ti seguo, fai delle cose fantastiche, quindi per me è veramente un grande onore. È un onore anche per me, ovviamente tutto quello che mi hai detto gentilmente io lo ribalto su di te. Allora, come da prassi, cominciamo questa intervista cominciando ovviamente dagli albori, dagli inizi nel mondo della musica per Giulia Rimonda. Sì, io ho iniziato a suonare all'età di 3 anni e mezzo, 4, insieme a mio papà Guido Rimonda, che è sempre stato il mio grande unico insegnante, anche se poi ovviamente adesso sto studiando in altre situazioni con altri maestri, ed è stato un inizio appunto che è stato, come dire, importante, anche perché l'ho sempre vissuto come un gioco, l'ho sempre vissuto come quasi un'imitazione di mio papà, no? Ho cercato di rubargli lo Stradivari, insomma lo strumento che lui usa, quindi puoi immaginare la paura, ecco, di vedere una bambina di 3 anni che ha in mano questo strumento. Poi allora lì ha deciso di regalarmi uno strumento giocattolo, è iniziato un po' così e poi ho iniziato in conservatorio a Torino, poi sono iscritta in altre accademie, insomma, e adesso ecco qui. Comunque hai avuto un imprinting genitoriale e io so che anche tua madre è una musicista, una pianista, dico bene? Sì, sì, esatto, mia mamma è pianista, Cristina Canziani, è direttrice artistica del Viotti Festival, ora principalmente fa quello, anche se ovviamente ha suonato per tanti anni insieme a mio papà. Ecco, allora non posso non fare una domanda, come feci già a Valentina Benfenati, un'altra grande violinista, che anche lei aveva un padre che suonava lo stesso strumento. Io ti chiedo, con due genitori musicisti, se ti senti avvantaggiata, evidentemente sì, oppure anche con un peso sulle spalle? Sicuramente avvantaggiata in una serie di situazioni. Comunque io ho avuto sempre la possibilità di stare a contatto con gli artisti, con l'organizzazione di eventi, conoscere musicisti incredibili fin da quando ero bambina, quindi è sicuramente stato un grande vantaggio. Poi certo c'è la responsabilità di dover continuare e dover far bene, poi quello dipende molto da come si è fatti, qual è la personalità, ecco, poi soprattutto quanto si è determinati, che è forse una delle qualità più importanti che deve avere un musicista, in questo caso, comunque un artista. Però diciamo, sul piatto della bilancia prevale il lato positivo, immagino. Sì, sì, io l'ho sempre vissuta così, poi ovviamente ci sono delle situazioni nelle quali preferiresti non avere i genitori musicisti, come per esempio nei momenti di studio, che per esempio io vivo sempre con molta tranquillità ed è bellissimo avere per esempio mio papà, che è sempre un punto di riferimento al quale io posso chiedere e confrontarmi sullo strumento e sulla musica in generale, però ovviamente ci sono anche momenti in cui dice, ma caspita, non posso studiare tranquilla senza avere nessuno. Però, ripeto, sto scherzando ed è sicuramente un grande vantaggio e io mi sento assolutamente a mio agio anche in questo tipo di situazioni. Ecco Giulia, al momento con chi studi? Sto studiando alla Stauffer con il maestro Salvatore Accardo, a Santa Cecilia con il maestro Senghis Chakarian e ho appena concluso gli studi con il Pavel Berman, all'Accademia Perosi. Poi ho avuto la possibilità negli ultimi anni di conoscere tantissimi musicisti, anche appunto grazie al festival. Uno tra questi è sicuramente Andrea Oviso, che per me è un grandissimo punto di riferimento, ha qualche anno in più di me, ma è una personalità incredibile che abbiamo qui in Italia, anche dal punto di vista internazionale. È pazzesco come un giovane ti possa veramente, come dire, ti possa aiutare anche da questo punto di vista per quanto riguarda la determinazione, la consapevolezza, le responsabilità anche nel suonare, no? Quindi io lo considero veramente come un grande punto di riferimento, oltre ai miei insegnanti, poi c'è anche Manuel Cecnavorian, ovviamente, che ho conosciuto tramite il festival. Mi sento fortunata, ecco, da questo punto di vista, perché ho tante persone intorno a me che considero importanti da questo punto di vista, dal punto di vista musicale. Ecco, e alla luce della tua virtuosità come persona, no? Che sta emergendo in questa nostra breve chiacchierata, e anche alla luce degli insegnanti che hai avuto, potresti dirmi qual è, in ordine cronologico, in ordine di tempo, il più recente grande insegnamento che hai ricevuto? Cioè uno switch, un passo in avanti recente che hai avuto? Sicuramente il fatto di
essere sempre preparati in ogni situazione, soprattutto la sicurezza e la qualità sul palcoscenico. Questo l'ho imparato quasi un anno fa, durante la pandemia. Mi sono ritrovata a dovermi, come tutti, a dovermi fermare per tanto tempo, ed è stata una grandissima possibilità perché ho avuto veramente l'opportunità di fermarmi e dire: ok, adesso ho fatto il mio repertorio, ho studiato tante ore, sono iscritta a diverse accademie, sono entrata e sto frequentando ambienti importanti, ma forse è il momento di concentrarmi veramente sulla qualità e nel migliorare tutti i difetti che ovviamente ho e che insomma, sto cercando di migliorare giorno per giorno. E quindi durante la quarantena, devo dire la verità, ho studiato tantissimo, ma ho cambiato proprio mentalità, anche grazie a Emanuele Cecnavorian, che mi ha seguito tantissimo. Io gli mandavo quasi ogni giorno dei video perché è stato quasi un confronto, no? E anche tramite le registrazioni sono riuscita a capire anche quali fossero i miei punti deboli, ecco, le cose che dovevo assolutamente migliorare. E infatti lo consiglio sempre a tutti, quando ne parlo anche con amici, il fatto di registrarsi, che è difficilissimo, perché è devastante registrarsi da soli e poi riascoltare le registrazioni, però è importantissimo ed è sicuramente un allenamento, soprattutto se poi si vanno a preparare i concorsi e i concerti. Quindi la Giulia post quarantena era quasi irriconoscibile rispetto a quella pre quarantena? Questo non lo so, però sicuramente mi sono impegnata tanto ed è stato un anno molto importante per me. Poi adesso sono entrata a Milano, quindi c'è la fondazione, la società dei concerti, ci sono tutti i concerti, e anche se quest'anno poi mi è stata prolungata, perché ovviamente non siamo riusciti a fare nemmeno un concerto in residenza, però sì, sono cambiate tante cose. E Giulia, tu oltre alla musica hai altre passioni? Possano essere, non so, la lettura, i cavalli, qualunque cosa? Sì, allora, diciamo che le sto scoprendo più o meno adesso, nel senso che sono sempre... Beh, non hai 60 anni, giusto che tu esatto. Le scopri. No, però sono sempre stata concentrata molto sulla musica, sul violino. Diciamo che fuori dalla musica, ecco, le sto ancora scoprendo, però quello che posso dire è che mi piace tantissimo, ma forse perché ci sono anche ricresciuta, organizzare eventi o comunque far parte di un team e di un'organizzazione di concerti, ecco, come può essere il nostro festival. Nel 2017 i miei genitori mi hanno buttato nel progetto della Camerata Ducale Junior, che è un progetto al quale io tengo tantissimo, e consiste in poche parole perlomeno, era nato come orchestra d'archi di giovani talenti under 19, e mi sono ritrovata quindi a dover seguire in modo vero e proprio un'orchestra, un ensemble di ragazzi giovani, che poi si è tramutato in progetti di musica da camera da un anno, con maestri preparatori che ogni tot mesi, ogni produzione, vengono a preparare l'orchestra, o in questo caso la produzione di musica da camera. Quindi questa tua passione è però ancora relegata, diciamo, in una sorta di quasi lavoro, cioè questo è un qualcosa di grosso. Io volevo, non in opposizione, ma anche sapere magari qualcosa di piccolo, perché appunto non credo che tu magari mentre leggi, mentre bevi il caffè, sei lì ad organizzare eventi. No, beh, quello no, però è divertente, lo so. Conferma che è un po' così, purtroppo questo sono un po', da questo punto di vista, un po' troppo seria forse. No, beh, ho scoperto anche la passione dei video tantissimo, anche grazie a questa cosa della Camerata Ducale Junior, perché è quello che mi ha dato la forza, comunque l'impulso di buttarmi. Ho iniziato a fare le interviste, ho iniziato a montare i video, ho imparato l'editing. Infatti volevo chiederti, sono graziosissimi i tuoi video, cioè li monti tutti tu? Sì, faccio tutto io. Brava, complimenti. Grazie, ma in realtà tramite l'iPad, infatti ci metto anche relativamente poco. All'inizio è stato un po' drammatico perché ovviamente non sapevo niente riguardo a questo mondo. All'inizio così? Sì. Ho iniziato prima con le interviste su YouTube, con appunto facendo collegamenti con la Camera Totale Junior, quindi intervistando i maestri che erano venuti da noi a Vercelli a preparare l'orchestra. E poi adesso ho aperto questa nuova rubrica che si chiama All You Can Hear, che è molto divertente perché tramite questi video vado a raccontare un po' la quotidianità della classica, perché inizialmente avevo pensato, mi piacerebbe fare in modo che perlomeno si raccontassero anche tutti quei dettagli, o comunque anche solo quelle giornate che noi musicisti trascorriamo, perché purtroppo il mondo della musica classica è sempre visto un po' come un mondo noioso, serissimo, che non è assolutamente così. Quindi ho pensato, perché non condividere sui social questa parte della quotidianità? E quindi ho iniziato questa serie di video. Dai, ci facciamo forza l'un l'altro. Io ti faccio veramente tantissimi complimenti perché io, siamo a Torino entrambi, ma... E questo già 100 punti, anzi 1000. Però non conoscevo, perlomeno ti ho conosciuto subito dopo la pandemia, e come ti dicevo all'inizio, crei dei contenuti
molto molto belle, quindi vabbè, Giulia, sei guarda, anche un'ispirazione. Ti ringrazio, non esageriamo, ma allora dicevo, io adoro quando gli ospiti, le ospiti comunque uguale, mi servono sul piatto d'argento quello che è il materiale della domanda successiva, perché io ti avrei voluto chiedere, descrivimi una tua giornata tipo. Dipende da dove, che cosa devo fare, qual è il periodo, però di solito mi sveglio non relativamente presto, ecco, conosco persone che iniziano a studiare anche alle 5 e mezza, alle 6 del mattino, ecco. Però questa cosa io l'ho provata, ma non la faccio, perché mi sento più abbastanza. Esatto, mi è bastata una settimana. No, a parte gli scherzi, di solito mi sveglio e inizio subito a studiare. Questa è la mia routine, faccio le mie 5-6 ore. Adesso ho diminuito rispetto a quello che facevo prima, perlomeno nei mesi prima della riapertura, facevo molte più ore. E poi semplicemente, appunto, dipende da dove sono, nel senso che se sono qui, sicuramente cerco di aiutare il team, il Beauty Club, seguo i concerti, l'organizzazione, quindi soprattutto anche solo stare con l'artista, accoglierlo nella nostra città, creare anche contenuti, poi per esempio ci sono giornate nelle quali voglio pubblicare il video, quindi inizio e faccio l'editing per un paio d'ore, ecco, dipende molto da che cosa sto facendo, oppure se sono in viaggio, se sono a Roma vado in accademia a studiare tutto il giorno, poi faccio la mia lezione, poi vado a fare un tour della città, per esempio, succede anche così, dipende molto da quello che devo fare. Quindi molto variegato, no, bene, questo mi fa molto piacere. E senti, rimanendo ovviamente in quello che è l'ambito musicale, io volevo chiederti, fare una riflessione con te. Spesso il carattere di un musicista si riflette nella sua musica, no? Quindi, che ne so, se è timido magari non suona tanto, se è invece aggressivo questa cosa si trasmette, ma questa cosa può essere tranquillamente ribaltata. Magari mi viene in mente, che ne so, Anna Tifu, che è una violinista eccezionale, però molto timida, molto riservata, no? Quindi anche qui non c'è un'equazione esatta, ci possono essere casi nell'uno e casi nell'altro settore. Tu in quale filone ti immetti? Io comunque non mi sento timida, ecco, cioè non penso di essere timida. No, e quindi l'abbiamo visto, no? Non lo sei. e quindi diciamo che di solito non ho mai troppi problemi nel sentirmi a mio agio, anche con persone che non conosco, quindi anche dal punto di vista musicale cerco di rimanere sempre la stessa identica persona che poi sono nella vita reale, nei rapporti umani, ecco. Poi ovviamente dipende anche lì dalla situazione, no? Ci sono delle giornate nelle quali tu ti senti un violinista incredibile, ma poi la vita reale non riesci a essere te stesso al 100% perché magari sei in una situazione un po' scomoda, per esempio. Adesso sto facendo un esempio stupido, quindi dipende molto dalla situazione in cui sei, dalla giornata e soprattutto da come ti senti anche con lo strumento, perché ci sono appunto giornate nelle quali ti senti un genio, bravissimo, e altre in cui non sei a tuo agio con lo strumento. Ecco, e a proposito dello strumento, io volevo chiederti qual è la dimensione in cui tu ti senti, ovviamente come musicista, più realizzata, cioè da sola, sul palco, senza orchestra, solista con l'orchestra, oppure non lo so, con il pianoforte, in trio, in quartetto, qual è la dimensione che più ti riempi, oppure come spesso mi è capitato con molti ospiti, tu sei te come insieme, come coagulo di tutto questo? Sì. Anche lì non so in realtà ancora darti una risposta, nel senso che sto cercando appunto di fare più esperienze possibili per trovare la mia, tra virgolette, vera identità, no? Cioè sto facendo tanta musica da camera, ho fatto diversi concerti con pianoforte con la mia duo partner che è Valentina Kaufmann, anche lei è artista in residenza a Milano, ho fatto diversi concerti con l'orchestra nell'ultimo mese, insomma ci sono tante situazioni diverse. Quello che posso dire è che la cosa che mi piace fare di più è la musica in generale, quindi quando c'è un gruppo o comunque sono circondata da persone che condividono il mio stesso pensiero, cioè quello di fare musica e fare in modo che non ci sia solo la tecnica, ma soprattutto le emozioni, una condivisione di momenti comunque speciali, perché fare musica è qualcosa di incredibile. Allora lì sono tranquilla e sono felice. Però ci sono tante situazioni nelle quali tu magari suoni persone bravissime, ma che hanno un pensiero diverso, succede ovviamente così, il mondo è bello perché è vario, no? Che però diventano poi situazioni diverse, no? Nelle quali magari non riesci a esprimerti al 100%, che è un peccato anche nella musica. Però anche quelle sono esperienze, bisogna fare diverse esperienze. Ti piace fare la musica, ma ci saranno senz'altro delle aree, diciamo, del periodo musicale, sia il 600, 700, 800, 900, che preferisci. Magari più che periodi, a me interessava capire quali sono gli autori che ti interessano di più. Non puoi non dire Viotti, perché mi immagino che c'è tuo padre, sì, col fucile puntato dietro. Che devo dirlo per forza.
Sì, beh, sicuramente la ricerca su Viotti è importantissima, perlomeno per noi del Viotti Festival, quindi è il nostro obiettivo principale, il fatto di far diventare anche questo compositore, Giovan Battista Viotti, importante e fondamentale per tutti i violinisti, perlomeno, perché nel corso della storia della musica lui ha fatto tantissime cose incredibili, basti solo pensare al cambio dell'arco, ha cambiato la forma dell'arco, novità incredibili dal punto di vista storico e musicale. Quindi sicuramente il nostro impegno per Viotti è molto molto importante, però devo essere sincera. Vai, vai, brava, e qua ti volevo, Giulia, qua ti esatto. volevo. Esatto, beh, allora, io adesso devo, ovviamente sto studiando tutto il repertorio e devo imparare a fare giustamente tutto il repertorio, quindi a partire dal classicismo fino ad arrivare al romanticismo, novecento, eccetera, eccetera. Però se posso dire, io sono molto vicina all'inizio novecento, cioè proprio è un periodo storico che mi piace tantissimo suonare, e quindi se dovessi dire un periodo, quello sicuramente. Sono quindi che può essere, non lo so, Shostakovich, Prokofiev. Sì, Prokofiev tantissimo. Poi io ho suonato appunto un mesetto fa il concerto numero 2, che è uno dei miei concerti preferiti per sempre, per te. E quindi adesso sono legatissima a quell'autore, ma in generale anche Respighi, suonando, devo suonare la sonata, che è bellissima. Bellissima. A partire da tutto il repertorio francese anche di quel periodo. No, mi piace molto. Bene, tuo padre credo possa considerarsi soddisfatto, e hai fatto una buona premessa iniziale, poi sì, esatto. Hai fatto emergere dell'altro. Senti, hai parlato anche di esperienze prima, tu nonostante sia giovane un po' di esperienze ne hai fatte, quindi volevo chiederti qual è, magari me ne puoi dire alcune, ma diciamo l'esperienza che più ti ha segnato nella tua ancora breve carriera. Sicuramente quella dell'anno scorso, quella della quarantena. No, io lo prendo proprio come punto fisso. L'anno scorso, come dicevo già prima, ho proprio cambiato mentalità e ho avuto anche la possibilità, grazie allo stop forzato, di fermarmi e pensare proprio a come potessi migliorare al 100% tutti i miei difetti, ecco, che continuo a cercare di migliorare ancora adesso. Poi c'è da dire che ci sono stati tanti momenti, sia belli che brutti, che mi hanno segnato, a partire dalla missione, per esempio, all'Accademia Stauffer con il maestro Salvatore Accardo, alla missione all'Accademia Chigiana, alla missione a Santa Cecilia, al mio diploma di violino. Ci sono tantissimi momenti, anche a partire da concerti, che magari non sono andati come volevo, ma che poi sono stati un punto di partenza importante per ricominciare. Quindi io cerco sempre di pensare a questo, di pensare a tutte le cose belle e brutte come delle vere e proprie esperienze, che poi è una cosa difficilissima, perché è ovvio che quando succede qualcosa che a noi non piace tanto iniziamo a deprimerci o comunque ci buttiamo giù facilmente, ma è importante sapere che tutte le cose che ci accadono comunque sono un qualcosa che faranno parte del nostro bagaglio culturale, no? Comunque del nostro bagaglio in generale per tutta la vita. Quindi è importante capire quali sono le cose giuste, quali sono le cose sbagliate che non bisogna ripetere e cambiare. E allora, alla luce di questa strabiliante maturità, se ti va, Giulia, io vorrei sapere quali sono i difetti del carattere, della persona di Giulia Rimonda. Allora, non saprei, nel senso che quello che posso dire è il fatto di sicuramente pensare tanto alle cose che faccio e alle cose che non faccio. Quindi adesso sto cercando di migliorare da questo punto di vista, però fino a qualche mese fa, forse legato anche a una mia insicurezza, data proprio dal fatto di non sentirmi abbastanza, per esempio, ad alto livello, per esempio in determinate situazioni. Ho sempre avuto questa cosa di ripensare e pensare di nuovo, ma se avessi fatto questo, se non avessi fatto l'altro, cosa che adesso sto cercando di migliorare. Poi anche forse la sensibilità, nel senso che io sono molto molto, mi sento molto molto sensibile, ecco, forse troppo anche in determinate situazioni, e questa cosa può anche essere un difetto, ecco, perché non sempre la sensibilità è una cosa buona. Poi, vabbè, potrei elencarne tantissimi. Quelli che vuoi, ovviamente. Cerco sempre di provare a immaginare, insomma, come vorrei vedermi, no? Che futuro. È difficile, anche questo è molto difficile. È molto difficile. No. E un'altra cosa, così per chiudere questa parte più intima, io volevo sapere se hai il tarlo, quello che è la rovina delle persone, ma dei musicisti. Sei una persona invidiosa? No, non penso di esserlo. Certo. Devo essere sincera, io prendo come anche punti di riferimento i ragazzi della mia età, o anche un po' più grandi o anche un po' più piccoli, che stanno facendo molto bene, e cerco quindi di dire essere ancora più determinata, no? Ci sono situazioni nelle quali magari io sono un po' giù di morale, o magari non sono
particolarmente decisa, no, nelle cose che devo fare, nei miei obiettivi. E allora dico, bene, adesso vado a vedermi tutti i video di YouTube, su YouTube, del concerto di Tchaikovsky, per esempio, che ne so, sto facendo proprio un esempio stupido. E questa cosa di mettermi a confronto con altri violinisti, magari della mia età, più grandi o anche grandi del passato, fa sì che veramente mi scatti qualcosa in quelle giornate dove non sono particolarmente determinata. Perlomeno io vedo che funziona tantissimo, soprattutto perché in questo momento, perlomeno per me, adesso che ho 19 anni e tutto, è un momento di grande studio dove bisogna essere assolutamente determinati al 100% per riuscire a portare a casa degli obiettivi, dei traguardi. Quindi quando ci sono giornate in cui non sono tanto decisa, determinata, faccio questo, subito metto in confronto. Ma è un qualcosa che rimane una competizione, ma buona. Nel senso, no, ma infatti stavo dicendo, non mi sembri assolutamente invidioso dalle parole che mi stai dicendo, anzi, è la classica sana competizione e stimoli positivi. Quindi possiamo stare tranquilli. Senti, Giulia, andiamo quasi alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Prima di salutarci, io volevo chiederti se in questo periodo della tua vita, ma proprio dal punto di vista di musicista, ti senti in affanno, dato che stai facendo un sacco di cose, pur con successo, però ti senti un po' in affanno, un po' in ansia, e sebbene il tuo futuro sia già praticamente segnato, non sei ancora bene certa, hai molte ansie, oppure capisci che ci sono difficoltà, ma sei decisa, vai, come un treno, dritta? Beh, sì, cerco di esserlo il più possibile, quello sicuramente. Anche perché io ho ben presente a che cosa vorrei arrivare, perlomeno, a quali sono i miei obiettivi, e quindi devo assolutamente concentrarmi e cercare di portare tutto al termine, anche quando sono particolarmente convinta. Sicuramente il fatto di essere decisa al 100% sul percorso che si vuole intraprendere è una cosa fondamentale, nel senso che bisogna capirlo perlomeno nel nostro mestiere. Non dico il prima possibile, perché poi ognuno ha il suo momento, però è importante sapere esattamente, secondo me, se si vuole fare qualcosa di grande qualità, esattamente dove si vuole arrivare, o perlomeno avere un'idea. Per esempio, io sono entrata all'Accademia Perosi quando avevo 13 anni, il maestro Pavel Berman, e devo essere sincera, fino all'età di 13 anni io sapevo che volevo fare violinista, ma non ero così determinata, per niente. Cioè non mi era ancora scattata la scintilla, ecco. E il fatto di entrare in un ambiente internazionale come l'Accademia Perosi, con un maestro come Pavel Berman, ha fatto sì che questa cosa diventasse un vero e proprio obiettivo da raggiungere, no? Il fatto di studiare, determinazione, e soprattutto mettersi a confronto con gli altri ragazzi della mia, che veramente da Perosi, cioè, di che cosa stiamo parlando? È di altissimo livello. Ti ricordo la prima lezione che ho fatto, devastante, con il maestro Pavel Berman. E quindi, e secondo me è importante mettersi a confronto anche in queste situazioni, non trovare delle situazioni nelle quali magari si è un po' a disagio, ma che poi fanno in modo che tu possa veramente trovare la tua strada. Perlomeno per me è stato così, quindi sono grata anche per queste occasioni. E allora ci siamo girati attorno e adesso è il momento di affondare il colpo. In che cosa? Nel futuro. Costruiamo il consueto ponte fra il passato, che appunto è il luogo in cui abbiamo cominciato l'intervista nei tuoi inizi nel mondo della musica, e il futuro, dove ci lasciamo sempre alla fine di queste nostre chiacchierate. Io ti chiedo appunto quali sono quelli che puoi e vuoi dire i tuoi progetti futuri. Quest'anno è l'ultimo anno che avrò in Italia, quindi adesso mi diplomerò a Santa Cecilia, finirò tutti gli studi qui in Italia e poi seguirò il maestro Nicolai Snyder a Copenaghen. E anche lì è un grande obiettivo che sono contenta di aver tra virgolette raggiunto, negli ultimi anni che mai avrei pensato di poter raggiungere. E poi sicuramente c'è il fatto di, a parte preparare concorsi, continuare qui al festival la ricerca su Giovan Battista Viotti, su la ricerca riguardo proprio al fatto di questa bellissima città che è Vercelli, che da questo punto di vista è anche un po' oscurato. Mi piacerebbe tanto continuare a fare in modo che il festival cresca nel corso dei prossimi anni. La direzione artistica è una delle cose che mi piace più fare, perlomeno adesso nel mio piccolo, perché ovviamente tra un caffè e l'altro come sono ancora giovane, però mi piace tantissimo l'idea di incontrare artisti, quindi insomma i miei obiettivi sono molteplici, sia dal campo, come dire, dal punto di vista violinistico, che dal punto di vista anche della stagione concertistica. Sono due cose che mi piacerebbe portare avanti nel corso degli anni e che spero di far bene. Ma Giulia, noi ti facciamo tutti gli auguri del mondo, perché senz'altro riuscirai negli obiettivi che ti sei fissata. E amiche e amici, siamo arrivati alla conclusione di questa fantastica intervista musicofila. Ringraziamo Giulia Rimonda per essere stata con noi. Grazie Giulia.
Grazie mille a te, Alberto, per tutto. Grazie a te per essere venuta. E per quanto riguarda noi, amiche e amici, ci vediamo come sempre ad una prossima intervista musicofila. Ci vediamo, ciao ragazze, ciao ragazzi, e ciao Giulia! Ciao, grazie.